Processo alla partita, un programma di Sebastiano Cenicolo a cura di Pedro Tartufoli. In collegamento telefonico abbiamo Pedro Tartufoli. Pedro, buonasera. Buonasera, si fa per dire buonasera. Allora, Ancora sto subendo il colpo ricevuto oggi, una partita al cardiopalma, veramente. certo. Oggi comunque una bella partita, sembrava che ci fosse la prima vittoria per la Sagrada, ce ne vuoi parlare? Sì, oggi abbiamo giocato contro la Basket Recanati. Una squadra che certamente non è di fondo classifica per quanto riguarda il campionato Under 15, è già l'andata con, se non sbaglio, una ventina di punti di scarto, ci aveva fatto capire che non sarebbe stata un'impresa semplice quella dei Diavoli Rossi quest'oggi. Invece il campo ha dato tutto un altro gusto allo spettatore e anche ai ragazzi che stavano giocando, perché hanno condotto la gara addirittura nel punteggio per penso più di 2 quarti. E poi alla fine partita, con alcuni ragazzi che avevano accumulato addirittura tutti e 40 minuti di gioco sulle gambe, hanno dovuto un po' arrendersi e abbiamo chiuso una partita veramente eccezionale, bella da vedere, con soltanto 5 punti di svantaggio. Ho capito. E va bene, sarà per la prossima che ci affrontiamo contro. Allora, la prossima gara per quanto riguarda l'Under 15 è prevista, sto guardando il tabellino adesso, per il giorno 25 marzo 25. alle ore 11 dovremo andare a Pesaro per incontrare la Scavolini, Ho capito. quindi le cose si faranno ancora più dure, Complicate. però stiamo vedendo una compagine, quella della Sagrada, che sta crescendo bene e ultimamente riesce a trovare anche un gioco corale che mi sta piacendo veramente tanto. Perfetto, Pedro. Per domani invece, John the Game, due paroline? Domani pochissime parole perché tutte e 3 le squadre che hanno monopolizzato il podio nella fase provinciale della Sagrada Basket per quanto riguarda il Join the Game, domani ha l'appuntamento a Macerata per la fase regionale, sempre della stessa manifestazione. Ho Anche lì capito. abbiamo buone possibilità di ben figurare, per cui faremo un'altra passeggiata per vedere del bel basket grazie ai nostri ragazzi. Bene, Pedro, ci risentiamo domani allora, non mancare. A domani, vado a dormire subito perché altrimenti domani non ci A svegliamo. posto. Ciao, Pedro. Ciao, a domani.